Aveva 30 anni Marilena Bertoletti di Nebbiuno, la ragazza travolta dalla frana domenica pomeriggio in Alta Valformazza. Lavorava all'Aerno di Lesa, dove era molto apprezzata. Ha abitato a lungo a Massino Visconti, in località Monte. I vicini di casa la ricordano così. Era una gran lavoratrice, la montagna era per lei una grande passione. Una famiglia benvoluta e molto conosciuta in tutto il Vergante è quella dei Bertoletti. Il padre Sergio, giardiniere, è stato a lungo impegnato con l'Istituto Cavallini di Lesa. Il sindaco Fabrizio Favino. Conoscevo la ragazza di vista, la notizia della tragedia ha lasciato tutti noi sconcertati e senza parole. Oggi in paese non si parlava. Marilena non era sposata, aveva però un compagno. Matteo Barcellini è l'altra vittima della frana. Aveva 34 anni, abitava a Borgomanero, frazione Santa Cristina, nella Cascina Coco. Agricoltore di professione, assieme a papà Elio e alla sorella Cristina, mandava avanti l'azienda di famiglia in località Casale Cima. Una famiglia molto nota nella frazione, già colpita 5 anni fa da un altro grave lutto, la perdita della mamma. Anche Matteo, che da piccolo aveva giocato nella Cristinese, era un appassionato di montagna. Gran lavoratore, molto buono d'animo, il ricordo dei conoscenti.